Buonasera a tutti, a voi Antonio Berlingò e Silvia Berlingò con la sigla di Male Forma. Grazie ragazzi. Allora, buonasera a tutti, benvenuti nella Biblioteca Comunale Saverio Grande. Vi diamo un caloroso abbraccio da parte del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale e dalla Consulta Giovanile. Grazie per essere qui alla nostra prima presentazione letteraria, la quale ci consentirà nel corso di questo evento di immergerci in una tematica, appunto, la legalità, che ogni giorno tende ad orientare i nostri comportamenti e ci fa riflettere prima di compierli. Sicuramente molti di voi, soprattutto tra i più giovani, conoscono questo brano che hanno appena riprodotto Antonio e Silvia, che è appunto la sigla della serie televisiva della RAI, Mare Fuori. E il brano non è casuale, è inerente alla tematica che oggi tratteremo, insieme al nostro carissimo ospite che è il professore Enzo Bubbo, autore del libro Semi di legalità, 12 stelle contro le mafie. Mare Fuori è una serie ambientata a Napoli ed è incentrata sul disagio giovanile e sulla rieducazione di minori e anche ragazzi appena maggiorenni che vengono condannati per reati gravi quali l'omicidio, lesioni personali, rapine, e vengono reclusi in un istituto penitenziario nel quale dovranno imparare a convivere e a sopravvivere nella dura realtà carceraria. Quindi sicuramente avrete preso visione della serie TV
Avete notato che questi ragazzi e queste ragazze si impegnano nel appunto riscattare la propria personalità tramite appunto corsi di formazione, istruttivi, ma anche e soprattutto tramite relazioni sentimentali, che potrebbero essere relazioni amorose oppure relazioni d'amicizia. Quindi insieme si supera una realtà che è appunto quella carceraria per riscattare la propria persona. E nel contesto appunto del sistema carcerario ha un'importanza il termine rieducazione, che appunto dovrebbe tendere il nostro sistema carcerario. Quindi rieducare, pensiamo a questa parola e concentriamoci sulla sillaba ri. Quindi questo ci porterebbe alla conclusione che l'educazione, che viene prima della rieducazione, non è stata, o non c'è stata, o non è stata ben trasmessa. Quindi qualcosa non ha funzionato. E ovviamente il sistema della rieducazione, ma anche dell'educazione, si ritrova nella legalità. Perché prima abbiamo visto come i nostri comportamenti sono indirizzati nella legalità e dalla legalità. Quindi questo sistema si configura per mezzo di una struttura, il sistema della legalità, composta da varie istituzioni, quindi delle personalità poste al di sopra di noi singoli cittadini, che hanno il compito, anzi hanno diversi compiti e funzioni, e hanno il dovere fondamentale di rispettare le regole, quindi di dare il buon esempio nei confronti dei cittadini, affinché appunto ci sia un punto di riferimento per rispettare la legge. E di questo ne parleremo appunto con Enzo questa sera. Dalla legalità arriveremo poi all'analisi di alcuni personaggi, di alcune personalità, soprattutto locali, che cercano di dare il buon esempio per la legalità. Ora vorrei concedere la parola a chi tali istituzioni rappresenta anche nel nostro contesto territoriale, e quindi presento e do la parola prima al nostro sindaco Raffaele Mercurio, al responsabile della biblioteca comunale Luigi Stanizzi, al maresciallo della stazione dei carabinieri di Crobani Giuseppe Tribaldi. Passo la parola al nostro sindaco. Grazie Paolo. Buon pomeriggio a tutti. Paolo, diciamo, ha introdotto benissimo la tematica odierna. Lasciatemi però prima di tutto ringraziare e salutare l'autore, il caro amico Enzo Bubbo, che questa sera è qui con noi, e lasciatemi anche dire, finalmente siamo riusciti in questa presentazione. Perché dico finalmente? Perché diciamo da lungo tempo, il libro è uscito un po' di mesi fa, e quindi sin da subito si erano creati i presupposti per poterlo presentare, anche grazie all'interessamento di diverse associazioni locali. Però ecco, io dissi ad Enzo in tempi non sospetti, poiché conosco da dove nasce questo libro, e se Enzo me lo consente lo vorrei anche dire, gli dissi, dico, dammi la possibilità di poter arrivare ad inaugurare la biblioteca comunale e quindi poi poter presentare il tuo libro nel luogo dove egli è stato concepito. Perché diversi anni fa, in un'edizione del premio Marionio, alla presenza del giudice Le Donne, proprio in questa piazza, Enzo, che era presente, conobbe il giudice Le Donne, e da lì, diciamo, il contesto, la chiacchierata, l'amicizia, la conoscenza di questa persona per Enzo fu, come dire, motivo di ispirazione del libro. E quindi ecco, io lo ringrazio doppiamente, non solo per la sua presenza, ma soprattutto perché ha atteso insieme a noi affinché appunto questo luogo fosse, diciamo, inaugurato e avviato, e quindi questa sera siamo qui tutti quanti, penso, con grande soddisfazione. La soddisfazione diventa ancora più, come dire, intensa, bella, importante, perché finalmente la biblioteca comunale ha iniziato a vivere. Io dissi durante l'inaugurazione, dico, la biblioteca comunale, sia chiaro,
non è del sindaco, non è dell'amministrazione comunale, non è del comitato di gestione, la biblioteca comunale è di tutti e tutti, quindi tutte le componenti sociali del nostro paese la stanno tenendo in vita, dai volontari che sono all'interno del comitato di gestione, ma ai ragazzi. Nei giorni scorsi abbiamo fatto uscire una foto bellissima, intorno a questo tavolo c'erano dei ragazzi di Cropani che vengono qui durante le ore di apertura della biblioteca a studiare, e quindi vuol dire che la biblioteca, come dire, vive, e vive, vive dei cropanesi e non certamente di chi ha dato, diciamo, il via e l'input perché appunto la biblioteca vivesse. Detto ciò, vengo velocemente al tema della giornata. Ecco, io penso che della parola legalità spesso se ne fa un utilizzo abusato. Spesso si utilizza questa parola negli interventi, negli articoli che si scrivono, in tutto ciò che, diciamo, è il contesto sociale e politico in generale. Io sono del parere che la legalità non va predicata ma va praticata. L'ho sempre detto e cerco quotidianamente di farlo. Ecco, quindi l'invito mio qual è? È che è tutto legalità, anche il nostro, diciamo, atteggiamento quotidiano rispetto, come dire, a un compagno di lavoro, rispetto a un compagno di classe, rispetto a qualsiasi attività che quotidianamente noi svolgiamo nel rapportarci con le persone a noi vicine, con i contesti nei quali agiamo, lì va praticata la legalità e non predicata. Perché la legalità poi, come dire, porta ad un'altra parolina, che è quella della trasparenza, e quindi laddove c'è legalità c'è trasparenza. Però ripeto, pratichiamola, non predichiamola, perché predicarla è facile, praticarla è un po' più difficile. Io non mi dilungo oltre, saluto tutti gli ospiti, dal maresciallo dei Carabinieri, ai musicisti, all'editore qui presente, a tutti quanti voi, alle associazioni che sono qui intervenute, e soprattutto ringrazio i ragazzi, i bambini che sono qui presenti, e questo è un ulteriore, diciamo, segno di quanto questo luogo sia un luogo vivo e noi dobbiamo continuare a mantenerlo tale. Grazie. Oltre 20 anni fa abbiamo seminato, oggi ne vediamo il frutto con Enzo Bubbo, che è diventato a sua volta seminatore. Un chicco di grano produce dai 38 ai 42 chicchi, una spiga quindi di grano è sui 40 chicchi di grano. Se calcoliamo la promozione che Enzo Bubbo ha fatto con questo libro, e poi io gli chiederei di elencare i luoghi dove è già stato presentato, vedete che questi semi diventano poi milioni, con una quantità di frutti davvero straordinaria. Se teniamo in considerazione che questo seme è stato gettato nella terra di Cropani, Cropos, terra fertile, allora i frutti diventano ancora più abbondanti. Quindi oggi in questa sala ci sono tanti seminatori, no, che amano il proprio paese e che già danno frutti, e i frutti si vedranno ancora, no, nei secoli a venire, non soltanto nelle prossime generazioni. Enzo Bubbo ci ha insegnato, con questo suo libro e con la promozione che ne fa, che la pubblicazione di un libro non è il punto di arrivo per uno scrittore, ma è il punto di partenza. È un libro come un bambino che nasce. Enzo Bubbo non si è fermato a scriverlo e a sentire il profumo della stampa, fresco di stampa, ma lo sta promuovendo in maniera veramente magistrale ovunque. E sta quindi seminando stavolta, alla presenza di bambini, di anziani, di persone di ogni età, questo seme della legalità, che è poi il seme più importante della nostra terra. È inutile che ci
li nascondiamo. No? Se noi vivessimo in una terra in cui prevalesse la legalità, Calabria non significherebbe quello che significa oggi, significherebbe una cosa molto più limpida, molto più solare, molto più bella. E quindi mi complimento con Enzo Bubbo. Questa è la vostra biblioteca, è la biblioteca di tutti, che è aperta appunto con porte spalancate di fronte a questo bellissimo Duomo che noi abbiamo, ed è aperta a mostre di pittura, di scultura, di fotografie, di presentazioni di libri, di convegni, di dibattiti, di chiacchierate, di incontri sociali, perché ci sono tanti bei paesi in Calabria con borghi meravigliosi, ma è il monumento umano che ha grandissimo valore oggi. Se noi camminiamo nei vicoletti meravigliosi, suggestivi di Cropani, ma non incontriamo il cropanese sorridente, affettuoso, colto, gentile, educato, così com'è nella nostra tradizione, nella nostra storia, sembrano soltanto paesi fantasmi. Grazie a tutti per essere qui. E grazie all'altro seminatore di cultura, che è l'editore Marco Marchese, che ci onora ogni tanto, no, con la sua presenza anche al momento della presentazione. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio e saluto tutti i promotori dell'evento, dalla consulta giovanile all'amministrazione comunale nella persona del sindaco, il giornalista Luigi Stanizzi, insomma a tutte le associazioni che sono presenti e quant'altro. Allora, no, volevo soltanto ribadire quello che ha detto il sindaco sul tema dell'evento, sostanzialmente sul tema della legalità, che non va predicata ma va praticata, e ovviamente l'Arma dei Carabinieri è principale fautore di questo tema, e lo faccio anche per un altro motivo principale. Io conosco il Enzo Bubbo da quasi 20 anni, perché comunque vista la mia lunga permanenza a Petronara, quasi 15 anni, ho conosciuto Enzo Bubbo sia uomo che come professionista come giornalista e come docente. Ho partecipato a innumerevoli incontri sulla legalità che ha organizzato, a partire dalle scuole. Vi posso assicurare che la tenacia, la dedizione che ho riscontrato nella persona, nel portare avanti questo tema, la dedizione proprio per diffondere questa cultura della legalità è lodevole. Io penso che il libro è un punto di partenza, ma è anche, io renderei anche il frutto del lavoro svolto dal professore Bubbo in tutti questi anni. Il mese scorso, nelle vesti di privato cittadino, ho già partecipato alla presentazione del libro. Vi posso assicurare che chi è presente oggi ha visto anche l'alta affluenza, sicuramente non se ne pentirà, perché l'argomento è veramente importante. Grazie e buonasera a tutti. Ora vorrei passare la parola all'editore, appunto, di Semi di Legalità, Marco Marchese. Grazie mille a tutte e a tutti voi per essere qui, per il vostro tempo, grazie all'amministrazione comunale, a questo bellissimo posto, anche perché non c'è posto migliore dove si possa presentare un libro, una biblioteca. Io voglio riallacciarmi al ragionamento semplice ma molto efficace che ha appena fatto il sindaco. Poi vi volevo anche parlare un po' dell'origine di questo libro brevemente. La casa editrice che io rappresento e che gestisco è nata nel 2019, in un periodo veramente poco fortunato, perché è nata a novembre, poi dopo a marzo si è chiusa l'Italia. Però, nonostante tutto, è stata una buona scuola, perché si è resistito questa casa editrice con il libro numero 1 a novembre del 2019. Adesso siamo intorno a 40 libri a catalogo. Quella è stata veramente una scuola durissima che ci ha temprato, e quindi penso che forse riusciamo ad andare avanti.
Io ho partecipato alcuni anni fa, 12-15 anni fa, adesso non mi ricordo bene, alla stesura di un libro, era un saggio, vi dirò soltanto il titolo, però non vi dirò l'elenco delle persone che vi partecipavano, personaggi che hanno fatto, diciamo, delle grandissime carriere in campo proprio della legalità, della magistratura, eccetera, eccetera. Questo libro, questo saggio, che era una raccolta di scritti, si chiamava proprio Stato e criminalità. E nella copertina c'era un'immagine terribile, c'era l'immagine satellitare dell'Italia, capovolta. E all'interno, nel mio, diciamo, pezzo di saggio che mi era stato affidato, ho preso degli ampi stralci della relazione annuale, conclusiva, della relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia, quando era presidente un interessantissimo presidente di questa Commissione parlamentare bicamerale, che era Beppe Pisanu. E quella relazione è stata veramente una relazione importante, che però non ha avuto neanche la dignità della discussione in Parlamento. E allora tu ti chiedi, in uno Stato dove c'è una commissione bicamerale che è deputata a parlare di criminalità, nella legge istitutiva c'è scritto che questa commissione deve produrre una relazione che deve essere presentata alle Camere, e non si è trovato un minuto di dibattito parlamentare. È stata regolarmente trasmessa alla Camera e al Senato, però quella tremenda relazione non è stata mai discussa, non c'è stata una discussione. Ecco perché poi ci venne in mente di pubblicare questa copertina terribile con l'Italia capovolta, perché alcune volte tu vedi che le cose si mescolano. Perché quello che diceva prima il sindaco, io come editore questo libro lo aspettavo. Aspettavo perché in una casa editrice naturalmente tu ti metti in una posizione di attesa, perché ti arrivano tanti manoscritti. Noi li continuiamo a chiamare manoscritti romanticamente, no? Oggi non arrivano più nemmeno via mail, arrivano per WhatsApp, figuratevi un po', però manoscritti, ok? Proprio per mantenere questa traccia di romanticismo. Quando ho incominciato a leggere il saggio di Enzo, io ho detto: è arrivato, e lo devo pubblicare. Perché era una raccolta interessante, ma soprattutto io ho apprezzato il linguaggio che ha utilizzato Enzo, perché è un linguaggio rivolto a tutti, rivolto alle persone giovani, giovanissime, anche alle persone anziane, a tutti. Non c'è, diciamo, esclusione di campo. Perché noi, in questo nostro paese, che è un paese, l'Italia è un paese particolare, è il paese, uno dei paesi più belli del mondo. Io qualche altro paese ho avuto la fortuna anche di visitarlo, ci sono tante cose belle, però quando si ritorna in Italia ti si apre sempre il cuore. Poi in particolare, siccome viaggio spesso in macchina, quando arrivo al Lago Negro di solito mi faccio sempre la Tirrenica, perché proprio la mia voglia, l'ansia, è quando tu ti fai tutta la Valle del Noce, arrivi a Tortora e ti si apre il mare. E voglio dire, qui scendi, trovi lo Ionio, un altro mare, ma è altrettanto bello, un mare diverso, ma è altrettanto bello, no? Quindi il nostro è un paese, uno dei paesi più belli del mondo, a mio avviso il paese più bello del mondo. Noi siamo un popolo mite, l'abbiamo sempre dimostrato, però siamo dei grandissimi libertari, libertari nel senso che noi comunque nell'anima ce l'abbiamo sempre la rivoluzione. Se noi, per esempio, le ultime grandi rivoluzioni, Motti di Napoli, Masaniello, no? Però che cosa? Non abbiamo commesso degli errori. Gli errori che si stanno commettendo oggi, in questi anni, con la, per esempio, con la cancel culture, no? La cancellazione della cultura che ti hanno portato quelli che anche ti hanno dominato. Cioè, noi ci siamo tenuti la cultura greca, la cultura spagnola, la cultura, ce le siamo tenute tutte. Ed è questo che ha fatto la ricchezza del nostro paese. Poi però ci siamo imbrigliati, perché questa nostra anima libertaria è stata imbrigliata da 150.000 leggi. Se tu domani mattina in Italia prendi, scrivi una legge e ci scrivi, è vietato tutto tranne quello che è consentito per legge, non cambia nulla, perché è già così. 150.000 leggi che poi nessuno, la maggior parte di queste leggi non vengono neanche seguite, perché nemmeno le conosci. E quindi qualsiasi cosa che fai, un'impresa, qualsiasi cosa che tu fai, tu comunque sconfini sempre in un angolino di legalità, di illegalità, e nemmeno te ne accorgi. Proprio perché c'è un'ipertrofica produzione di regole, regolette, regoline,
che poi vengono cancellate, che poi ci sono nuove leggi che si dimenticano di cancellare la legge precedente e vanno in contraddizione. È il nostro grande problema italiano, ok? Però noi continuiamo a restare un paese mite e noi possiamo prendere insegnamenti, soprattutto sulla pratica della legalità, anche da altre culture e da altri paesi. Prendiamo il Regno Unito. Il Regno Unito è governato soltanto da 15.000 leggi in vigore. È un paese molto liberale, cosa che non lo è l'Italia, però è scarsamente libertario, perché sono due cose diverse, cioè non ce l'hanno l'anima italiana, la rivoluzione, delle cose dell'arte e tutto quanto il resto. Però hanno una ferrea etica pubblica e ci sono delle cose che non possono essere perdonate, cose che in Italia farebbero ridere. E vi racconto questa aneddota e chiudo. Boris Johnson, sicuramente molti di voi lo ricorderanno perché è stato premier del Regno Unito e capo del partito, perché lì funziona così, del partito laburista. Quindi una figura importantissima. Il capo del governo che coincide col capo del partito di maggioranza. Arriva il Covid. Boris Johnson fa una dichiarazione pubblica e dice: cari cittadini, gli esperti mi dicono che noi, per uscire da questa brutta situazione, è inevitabile che dobbiamo pagare un tributo a questo guaio e un certo numero di persone moriranno. Apri di cielo! E naturalmente gli hanno scippato la faccia mediaticamente, hanno fatto pure bene, perché se tu ad un popolo già sei in una situazione difficile, gli togli pure la speranza, cioè non sono le condizioni buone per andare avanti. Comunque succede un fatto imprevisto ma prevedibile. Boris Johnson a un certo punto non chiude, le persone come in tutti gli altri paesi col Covid sono incominciate a morire, però il Covid lo prende lui e finisce in terapia intensiva e gli sarà mancato il respiro, poverino, cioè dal punto di vista umano tutta la mia solidarietà, gli sarà mancato sì il respiro. Quando è uscito dalla terapia intensiva, che ha ripreso tutte le sue funzioni, sapete cosa ha fatto? Ha preso e ha detto: adesso qui chiudiamo tutto, siccome tutti gli altri paesi europei fanno così, hanno fatto bene. Adesso sul Covid non mi fermo, cioè non dico nulla perché ci sono tante interpretazioni, però si è accodato a tutto quello che faceva il resto dell'Europa, il paese si è chiuso. Ma anche qui è successo un altro fatto imprevisto. Boris Johnson ha fatto un party. C'era l'Inghilterra chiusa e lui ha fatto un party. Ma non è che vi pensate che ha fatto una festa con centinaia di persone. Ecco, il 12-15, una quindicina di persone, in un ufficio da qualche parte governativo, fatta una festeggiata, forse festeggiata al compleanno di qualcuno, sarà arrivata una bottiglia di tutto, una torta, c'è una cosa proprio banale, no? Però c'era il paese chiuso. L'ha scoperto un giornale inglese e la notizia l'ha sparata. Non solo, gli ha fatto pure la domanda e gli ha detto: caro Boris, ma è vera sta cosa? Negò. Lì è scoppiato lo scandalo. Perché? Perché è scoppiato lo scandalo? È scoppiato lo scandalo che non era il fatto in sé, cioè non è una festa, che è una cosa che a noi in Italia ci fa ridere, no? Cioè noi ci siamo bevute delle cose, voglio dire, talmente grandi, tremende, che una roba del genere ti fa ridere, cioè cosa vuoi che sia? Vabbè, il presidente, voglio dire, il premier, e c'era il paese chiuso, hanno festeggiato un compleanno da collaboratrice sua, ha fatto una festicciola con 15 persone, ma cosa vuoi che sia? No, non è il fatto in sé, ha mentito, questo è stato ritenuto grave. Boris Johnson per questa bugia provata poi dopo mediaticamente ci ha rimesso il posto di premier e il posto di capo del suo partito di maggioranza, ce l'ha perso il posto, si è dovuto dimettere. Questa è etica pubblica, questa è trasparenza, questo è un paese o un atteggiamento, non dico proprio come quello inglese, no, cioè, però se noi alzassimo un po' l'asticella, no, del pretendere la trasparenza e le regole, e soprattutto da parte delle istituzioni che non ci devono raccontare bugie, mentire in un consiglio comunale deve essere una cosa gravissima. E i politici che mentono, che non rispettano le istituzioni, se ne devono andare a casa. Gli assessori, i sindaci
che non la raccontano tutto e che mentono, devono fare la stessa cosa. I ministri, idem, i capi del governo, idem. Però vedete, per far cambiare la cosa, ha ragione il vostro sindaco. Dobbiamo incominciare da noi. Dobbiamo essere noi che, innanzitutto, dobbiamo incominciare a praticare questa benedetta legalità. E non dobbiamo smettere di chiudere gli occhi. Dobbiamo smettere di tenere degli atteggiamenti. Oggi in sociologia si sta facendo avanti un nuovo termine, un neologismo che si chiama comportamento mafiogeno, che è una cosa nuova. Sapete cos'è? Sono tutte quelle persone, e noi ci siamo perché siamo, diciamo, in Calabria, e quindi siamo in una regione ad alta densità mafiosa e di criminalità organizzata. Allora, l'atteggiamento della persona che si comporta in modo mafiogeno non è uno che fa parte di una consorteria mafiosa, cioè non ne fa parte direttamente, non fa delle azioni illegali o si comporta per favorire una cosca mafiosa, no, è completamente fuori da quelle logiche, però ne mutua l'atteggiamento, ne mutua il comportamento, ne mutua il modus operandi, il modo di fare. Quindi una persona assolutamente onesta che però ad un certo punto della sua vita, sai che c'è? Ti minaccio, se non me la fa sta cosa, io trovo il modo di ricattarti in qualche modo, perché magari conosco una tua debolezza, perché magari conosco un tuo piccolo segreto, quindi io pretendo che tu mi faccia questa cosa, e se non me la fai, sai che cosa faccio? Ti rigo la macchina, ti buco le gomme. Li andate a vedere, molte di queste persone non fanno parte di una consorteria mafiosa, cioè non sono, lo dico in dialetto e qui ci capiamo tutti, non sono pungiute, non hanno fatto il rito di iniziazione nella cosca di 'Ndrangheta, ma si comportano in quel modo. Noi dobbiamo lottare contro l'atteggiamento mafiogeno, è la prima cosa. Noi come cittadini dobbiamo pretendere che il rispetto delle istituzioni e le mele marce nelle istituzioni se ne devono andare. Noi dobbiamo smettere di perdonare chi ci amministra a tutti i livelli se mentono, se non ce la raccontano giusta. Deve diventare sacro il rispetto delle istituzioni, dove nei consigli comunali, nei consigli dei ministri, nei consigli provinciali, nei consigli regionali si dica solo e sempre la verità. Poi si possono perdonare gli errori politici, e quelli succedono sempre. Poi si possono perdonare anche le debolezze personali, perché bisogna tenere una netta separazione fra quella che è la vita privata, che è un discorso, dalla vita politica, che è un altro, dalla sfera lavorativa, che è un'altra ancora. Quando queste tre sfere si mescolano a livello personale, succedono dei disastri immensi. A livello civile, idem, perché quando si mescolano queste cose, se io mescolo la mia amicizia con te e io sono il politico di turno, succedono i guai. Questo è il punto. Non vi voglio ammorbare oltre, anzi vi chiedo scusa perché l'ho fatta troppo lunga e non volevo rubare tempo ad Enzo. Io vi chiedo scusa di questa mia lunghezza, però oggi avvertivo il bisogno di dire queste cose. Io vi ringrazio, grazie nuovamente e buona continuazione. Grazie Marco. Allora continuiamo con la nostra presentazione e prima di aprire il libro partiamo dalla copertina e voglio invitare qui l'autrice della copertina, Marisa Riga, che appunto spiegherà come è nata questa copertina e appunto la quale è stata pubblicata e la vediamo oggi qui in primo piano. Prego Marisa. Buonasera. Quando il professore Bubbo mi ha palesato l'idea di scrivere questo libro, ho voluto anch'io dare il mio contributo, ho chiesto posso fare la copertina, e mi ha detto di sì e lo ringrazio. Allora, la copertina, ci sono tre immagini, no? Che predominano. Praticamente in primo piano un dito, è un dito grande che silenzia, no? Silenzia l'informazione, silenzia la verità, e copre quasi le altre immagini sottostante. È un dito volutamente fatto grande, no? Perché è imponente,
è imponente, e come imponente io ritengo che sia questa piaga sociale. È un dito anonimo, non riconducibile a nessuna identità o a nessun volto, non come è anonima la mafia. È anonima, senza volto, ma importante, presente e imponente. È una presenza che tutti percepiscono, però nessuno, di cui nessuno parla, no? È perché agisce nell'ombra la mafia, è in ogni settore della nostra vita. E agisce soprattutto là dove, dove ci sono ingenti interessi economici. Tutti percepiamo e di cui nessuno parla, per paura e anche per l'omertà. E a questo proposito mi viene in mente una frase di Peppino Impastato che diceva: la mafia uccide, il silenzio pure, no? È una stella di cui parla Enzo nel libro. Secondo me mafia non è soltanto l'appartenenza a un clan, a un'organizzazione criminale, come forse è stato spiegato anche prima, è l'appartenenza, è uno stile di vita, perché esiste là dove non c'è onestà di sentimenti, dove non ci sono sentimenti puri, onesti, no? E dove ci sono collusi, corrotti, che non praticamente sono anche giacca e cravatta, no? Che stringono accordi con persone magari che non stanno proprio dalla parte della legalità, e che quindi non sono personaggi senza scrupoli, pronti a tutto, che tirano i fili dell'economia in ogni settore della nostra vita. E quindi non si fanno problemi di calpestare i diritti e la libertà degli altri. Il dito induce al silenzio, no? A tacita l'informazione, la comunicazione, come ho detto prima, la notizia, la verità, perché la mafia dilaga là dove c'è l'ignoranza e trova terreno fertile tra le persone povere di spirito, no? Di iniziativa, propense a facile guadagno. E ignorano praticamente che cosa sia la parola legalità. A presentare questa informazione io l'ho rappresentata con due testate giornalistiche che sono praticamente del sud, sono pubblicate nel sud, no? Non a caso, perché la mafia nasce qua e poi si dilaga in tutti gli ambienti, in tutti i settori che noi vediamo, soprattutto negli ambienti di potere, no? Quelli che ho detto prima, giacca e cravatta. Poi ho voluto rappresentare lo Stato con questa scia che si dissolve, perché mi sono chiesta: ma lo Stato in tutto questo contesto dov'è? Cioè non l'ho visto molto presente, secondo me è poco presente, soprattutto nelle scuole, soprattutto là dove i ragazzi si formano. E spesso nei nostri territori abbiamo questi ragazzi che hanno dei legami con queste famiglie, con queste della mafia locale, diciamo, no? E quindi se noi non gli diamo alternative, non hanno scelta di vita. Cioè, voglio dire, nella scuola bisognerebbe leggere non solo questo libro, bisogna leggere tanti libri come questi nelle scuole, se questo è il mio pensiero, perché deve essere una materia di studio la legalità, come succede in altri paesi del mondo, non soltanto da leggere così e da fare un convegno di tanto in tanto. E io penso che lo Stato sia assente in questo senso, le istituzioni non siano abbastanza presenti sul territorio, e quindi l'ho immaginata come una scia che si dissolve, proprio per accentuarne, per significarne, per sottolinearne l'assenza. E questo era quello che volevo dire io, questo qua. E penso, mi auguro che questi semi attecchiscano in qualche mente. Grazie Marisa. Allora, prima di aprire il libro, volevo farvi ascoltare un pezzo del discorso del professore Antonio Nicaso, che collabora con il magistrato Nicola Gratteri, soprattutto nello studio della mafia e nella scrittura di moltissimi libri sulla mafia. Poi puoi azionare. Ai cittadini informati su quello che succede, e mi limito a dire questo, anche se potrei andare avanti, visto che amo sempre definirmi extracomunitario,
non avendo più il passaporto italiano, essendo io canadese e quindi vivendo dall'altra parte dell'oceano. E allora vedete, concludo, queste mafie che oggi sono funzionali a logiche economiche che sfuggono ai più, sono funzionali, sono diventate una componente strutturale del capitalismo finanziario. E allora ecco, noi dobbiamo in qualche modo sollecitare interventi che non siano soltanto nazionali ma anche sovranazionali, per cercare di combattere queste rappresentazioni, questa interpretazione delle mafie che è molto discutibile. Vedete, noi da una parte combattiamo le mafie grazie a uomini delle forze dell'ordine, a uomini di Stato, magistrati, sequestriamo droga, sequestriamo beni illegalmente conseguiti e poi dall'altra parte, dal 2014, utilizziamo le stime del traffico di droga, le stime della contraffazione dei prodotti, le stime della prostituzione per calcolare il PIL. Quindi noi siamo un paese virtuoso grazie ai proventi delle attività illecite, grazie ai proventi delle mafie. Quindi da una parte le combattiamo e dalla parte calcoliamo il PIL utilizzando anche questa economia sommersa o riconducibile ad organizzazioni criminali. Ecco, tutte queste contraddizioni sono cose di cui voi dovete avere contezza. Perché un'arma fondamentale nella lotta contro le mafie è la conoscenza. Dovete informarvi, dovete studiare, dovete capire che solo i sacrifici rendono liberi, dovete capire che in qualche modo, e concludo, il futuro è un ventaglio di possibilità che ancora non esiste e questo futuro noi lo dobbiamo riempire di contenuti con il nostro impegno, con la nostra partecipazione, con il nostro senso di responsabilità, con la nostra dedizione e con la capacità di essere soprattutto critici. Ma un aspetto voglio sottolineare, cioè vedete, l'arte del dubbio è il presupposto di ogni autentica conoscenza e quindi vi auguro sempre di avere dubbi e questi dubbi non andate a sfatarli navigando su internet, ma studiando e tornando a quella buona pratica di andare a cercare le cose dove vanno cercate, perché noi oggi viviamo in una società della informazione eccessiva che poi diventa disinformazione. Oggi la cosa più importante è il potere, sapete qual è? Il potere è quello di chi riesce a capire cosa è falso e cosa è sbagliato, e noi tutti siamo in grado di farlo. Quindi vi auguro di nutrire il dubbio, perché il dubbio è il presupposto di ogni autentica conoscenza. Vi ringrazio. Grazie. E da qui entriamo nel merito di questa serata e partiamo con la presentazione del contenuto del libro. Ho già presentato prima Enzo, hanno parlato anche le istituzioni e ora chiedo appunto a Enzo, chi è Enzo Bubbo? Qual è stata l'ispirazione che ha portato qui questo libro e perché proprio la legalità? Prego. Sì, lo dice la sociologia, lo dico anche ai ragazzi qui presenti, sono bellissimi. Ragazzi, io vi voglio dire una cosa, che ognuno di noi qua dentro è e sarà ricordato per due o tre cose, lo dicono i sociologi, no? Alla vita di ognuno di noi vengono associate due o tre cose. A me piacerebbe essere associato proprio a questa parola, legalità, e penso che nel mio paese, che è Petronà, qualcosina ho seminato dal 2004. La causa scatenante è avvenuta qua, in questo scorcio molto, molto suggestivo. Ricordo che era il 10 di agosto del 2003, grazie a Luigi Stanizzi, grazie al premio Marionio, qui venivano premiate delle persone che rendono la nostra terra migliore. Alcune biografie non mi entusiasmavano più di tanto. A un certo punto, ecco, si presenta un signore molto distinto, dalla ottima oratoria, ma anche aveva molto stile.
quindi oltre a essere una persona appassionata, motivata, era anche, aveva grande stile. E Emilio delle Donne è a pochi metri da qui, Emilio delle Donne, per chi non lo sapesse, era procuratore generale di Bologna, è stato, e anche vice procuratore nazionale antimafia. Con poche parole, quel giorno mi ha incantato. Io con Emilio delle Donne ho vissuto la mia ora di lezione. Ci può essere, ragazzi, un'ora di lezione che cambia la vita delle persone. E io quel giorno la mia vita è cambiata, perché io ho avuto, e lo ripeto sempre, un incontro meraviglioso. C'è qui qualche studentessa delle scuole superiori e sicuramente dell'università. Aristotele della meraviglia diceva questo. Aristotele non era l'ultimo arrivato, no? Dante Alighieri parla di lui come il padre di coloro che sanno, quindi addirittura Aristotele era il numero uno, e da lui è partito tutto il nostro pensiero. Aristotele diceva: quando fai un incontro meraviglioso, e io lo ripeto sempre, non è solo ammirazione, gioia, no, ma sono anche sentimenti contrastanti. Io quella sera sono rimasto paralizzato, no? Ho avuto anche paura ad ascoltare quelle parole, perché il vice procuratore nazionale antimafia quella sera disse: in Calabria il rapporto mafia-società civile in termini di densità mafiosa si aggira intorno al 27%. Poi non sei un addetto ai lavori, quindi non sai che vuol dire, no? Ma lui ha spiegato. In parole povere vi sto dicendo che in Calabria un calabrese su quattro ha la criminalità vicina e fa finta di non vederla. Anzi, a volte anche fiancheggiatore, anzi a volte simpatizzante. Quindi il contrasto alle mafie non può essere affrontato solo con la repressione, ma c'è bisogno, come ha detto anche il Papa di recente, c'è bisogno anche di prevenzione. E quindi di ritorno dal premio Marionio, no? Io in macchina, insomma, la mia mente veramente era occupata da mille pensieri. Avevo conosciuto il mio maestro e l'anno scorso ho iniziato a scrivere il libro e ci speravo, no, di farglielo leggere. E non ho fatto in tempo a chiedere dov'era, come stava, e il 29 di luglio dell'anno scorso mi hanno riferito che Emilio delle Donne purtroppo era deceduto, era già da un po' di mesi che non stava bene, e quindi lì un po' mi è cascato il mondo, no? Sono andato anche il giorno dei funerali lì, e forse in tutta questa storia del libro, che è uscito appena 5 mesi fa, e dopo Rispondo a Luigi in quali paesi è stato pubblicizzato, in tutta questa storia la cosa che mi ha fatto piacere è stata la gratitudine della famiglia alle donne. Cioè, loro vogliono sapere dove presento il libro e mi invitano loro ad andare, no, a presentarlo, e per me questo era il massimo, perché c'è sempre quella paura, no, per dire magari sbagli in un termine, sbagli, e quindi qualcuno, no, poi anche non sai se la strada percorsa è quella giusta, e loro mi dicono che è giusta, io di loro mi fido molto. Posso continuare? Sì, sì. Ah, posso continuare, va bene. Allora, Luigi chiedeva in quali paesi è stato presentato il libro. Innanzitutto Zegarese. Io quando è uscito il libro, e ringrazio l'editore qui presente, se realizzo questo sogno, grazie a Luigi Stanizzi e grazie a Marco Marchese, quando ho deciso di presentare il libro non cercavo la grande platea. Io cercavo il paese natio di Emilio delle Donne. So dove è cresciuto, dove è abitato, so tutto della sua vita, e altro sto scoprendo piano piano. Quindi la prima tappa è stata a Zegarese prima di Natale, quindi il 16, se non erro, il 16 di dicembre, e siamo andati a Zegarese e non c'era una platea, più o meno le persone che ci sono oggi, ma a me non interessava il numero, interessava, avevo qualcosa, no, con il passato da, diciamo, sanare, e quindi sono partito da lì. Poi il libro è stato presentato a Catanzaro, in un'area difficile di Catanzaro, sto parlando di Aranceto, Corvo, e anche lì i ragazzi hanno partecipato con grande attenzione. E poi il libro Silvia Marina, Andali, Simeri Crichi, Botricello, Cerva
E oggi? Oggi è l'ottava presentazione, quindi sono veramente felice e non mi aspettavo sinceramente tutte queste attenzioni. Mentre lo scrivevo sentivo di dare voce ad un'ispirazione, però poi a sapere che è alla terza ristampa, sapere che è stato scelto dal Liceo Classico di Catanzaro per far parte della fiera prestigiosa, ambiziosa del Gutenberg, e ci sono 4 scuole in provincia che l'hanno adottato, quindi in classi come le vostre, ragazzi, mi mandano le foto con i libri, con i ragazzi che si confrontano, aprono le pagine, cioè per me, per uno che scrive per la prima volta, io sono 25 anni che faccio giornalismo e mi sento un po' più giornalista rispetto a scrittore. Scrittore, questa è la mia prima esperienza, speriamo di dare seguito, ecco, però insomma come prima esperienza accendere l'entusiasmo della curiosità delle persone, questo veramente non me l'aspettavo. Parteciperemo anche dei premi a livello internazionale e mi fermo o continuo? Posso andare? Va bene, certo, e grazie. Sì, ci tenevo a dire altre due cose. Innanzitutto la presentazione. Quando presentiamo questo libro, a me piace anche curare il format, nel senso che il classico convegno dove una persona parla 3 ore e uno si deve sorbire, e 2 ore di discorso, sinceramente anche da educatore, perché insegno lettere dal 2002 e li vedo i ragazzi, quando guardano il cellulare, guardano l'orologio, vuol dire che tu parli e parla ai muri. Quindi quando presenta il libro, curiamo il format. Quindi ci sono video, ci sono immagini, ci sono parole, ci sono similitudini, insomma, ecco, io di solito viaggio con 6 mediatori. Ecco, i mediatori sono una similitudine che è la tela. Questo libro non è che l'ho scritto da solo, ho chiesto aiuto ad attori, a magistrati, e tutti, la verità, mi hanno incoraggiato. Prosegui, vai, siamo con te. E allora io, no, mi sono fortificato in questa cosa, perché la fiducia viene prima del traguardo, non può arrivare prima il traguardo e poi la fiducia, no, la fiducia mi è stata coltivata anche da persone che mi stavano vicino. Poi presento questo mio libro con 2 parole, in pratica questo mio libro può essere sintetizzato da 2 parole che hanno un'etimologia bellissima. Uno è desiderio, ciò che arriva dalle stelle, significa proprio così questa parola, e l'altro è disastro, che significa senza stelle, senza luce. Quindi in questo libro io parlo dei desideri, che sono le mie stelle della legalità, e poi parlo di contesti dove la luce non c'è, quindi contesti di 'ndrangheta, dove non c'è speranza, dove c'è tristezza, dove c'è malattia, dove c'è depressione, insomma si vede come vivono. E quindi curo molto la presentazione anche attraverso delle immagini, no? Come queste, per esempio nel mio libro parlo di questa immagine qui, nella mia scuola Petronà ricordiamo ai ragazzi che non vengono a scuola per i genitori, ma ognuno va a scuola per se stesso. Non studiamo per la scuola, ma studiamo per la vita, diceva Seneca. Poi mi piace presentare il mio libro attraverso questa immagine, che è un murales di Sirelli, Massimo Sirelli. Massimo Sirelli sa dell'uscita di questo libro, qualche giorno forse verrà a presentarlo. Questo dipinto l'ha realizzato a Conflenti. A Conflenti avevano l'esigenza di ricordare un magistrato, ma mica l'ultimo arrivato, Francesco Ferlaino. A lui è dedicato il Tribunale di Catanzaro. Se guardate c'è scritto Francesco Ferlaino. Francesco Ferlaino, no, ha tanti nipoti, però ne ha conosciuta solo una, perché è stato ammazzato sotto casa e ancora non si sa chi è stato. A distanza è morto il 75 e il 4 di luglio. Ecco, e Massimo Sirelli, insomma, con una semplicità veramente sbalorditiva, no? Disegna un nonno che prende per mano la nipote Marisa si chiama, e il nonno è lui, e quindi ci sta a indicare che la legalità bisogna prendersene cura, bisogna curarla, no? In ogni istante. E poi il terzo è questo qui. Qui ci sono le 12 stelle della legalità. Quando vado a presentare il libro nelle scuole, ovunque, io dico che queste 12 stelle non le ho prese da Google, perché sarebbe stato troppo facile, no? Dire apri Google e
prendi queste 12 stelle, 12 persone che si sono occupate di legalità. No, no, non è così. Io queste 12 stelle le ho conosciute da vicino, le ho chiamati, ho detto venite, no, nel mio paese, nel mio contesto, esprimete la vostra opinione su questa problematica, cosa ne pensate? Voi che insomma di luce ne avete tantissima. Quindi ho iniziato con Emilio Le Donne e dopo ho proseguito con gli altri, quindi Gratteri, Don Ciotti, i parenti di Borsellino, di Falcone, non ultimo Roberto Di Bella. Il progetto Liberi di Scegliere, Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere, è diventato una legge regionale e ambisce a diventare una legge nazionale. In parole povere, e Roberto Di Bella, c'è stato anche il film su Rai 1, e spiega ai ragazzi cresciuti in contesti mafiosi che l'andrangheta non si sceglie, l'andrangheta si eredita. Quindi ci sono genitori che fanno indottrinamento mafioso. Nel film si vede un papà che il giorno di Natale si mette il figlio sulle gambe e invece di regalare qualcosina perché è Natale, gli insegna come si spara. E quindi il bambino giustamente, no, ha come modello il papà, e quindi quello che fa il papà fa pure lui. E quindi il giudice Di Bella cosa ha fatto? Ha cercato di spezzare questa catena di indottrinamento, si è messo in mezzo a famiglie e nuove generazioni e ha sottratto 150 giovani a un destino già scritto, perché quello era un destino già scritto. Lo dico ai ragazzi qui presenti, no? Chi nella vita sceglie di essere mafioso, l'epilogo qual è? O è il cimitero o è una vita non degna di essere vissuta, o è il carcere. Prima si parlava di Mare Fuori, era emozionante, no? Sentire i musicisti, ecco, e interpretare quelle melodie. Io ho visto Mare Fuori e Luigi Stanizzi lo sa, il dottore Stanizzi, ci siamo trovati a Botticello insieme a Marisa Manzini, che è un'altra stella di questo libro, mi ha concesso un'intervista. Marisa Manzini diceva ai ragazzi come voi, un po' più grandi, che il modello di Mare Fuori non è Ciro, che non si pente mai, ha sempre quella mente patologica e malata, lui non si pente mai della sua vita. Il modello di Mare Fuori non è Edoardo, che è l'altro, pure cattivello, che non viene indotto mai alla resipiscenza, al pentimento. Il modello è Carmine. Carmine cresce in un contesto mafioso, ma Carmine non vuole fare il mafioso. La mamma quasi lo sgrida, no? Per dire, ma è possibile, cambia testa. Dice, mamma, ma io non sono come voi. Voi continuate a fare la vostra vita, ad uccidere, a spacciare, a disturbare il sonno di tante persone. Io non sono come voi. Quindi Carmine non ha visto l'ora di, no, spezzare il legame con questa famiglia e quindi cambiare vita, tutto qua. Volevo porti una domanda sul collegamento, sulla connessione che la legalità ha, abbiamo iniziato appunto col cinema, quindi con le serie televisive. In quali settori della cultura noi troviamo legalità? Perché appunto nel libro si parla di cinema, si parla di teatro, si parla anche di altri ambienti, quindi questi modelli criminali, non solo le istituzioni, quindi non solo la politica ha il dovere di scardinarli e di riportare sulla via della legalità noi giovani, pure anche gli adulti che ormai hanno già ricevuto un'educazione familiare e scolastica. Quindi si parla anche nel libro del processo simulato, sì. Quindi come soprattutto spiegare ai ragazzi come appunto questi modelli vengono garantiti da altre istituzioni come l'istituzione scolastica, e com'è l'esperienza del processo simulato? Sicuramente loro avranno un giorno la possibilità di godere di questa esperienza. Sì, grazie per la domanda e grazie per aver letto il libro, perché se si arriva a fare una domanda del genere è perché hai insomma incontrato quelle pagine. E anch'io ho apprezzato molto le parole del sindaco, no? Quando diceva la legalità non si predica ma si pratica.
Riguardo al concetto di legalità, io serbo con grande cura una frase straordinaria di una ragazza di 17 anni, sto parlando di Rita Atria. Rita Atria è una ragazza siciliana, cresciuta in un contesto mafioso. Dopo la strage di Via D'Amelio, questa ragazza vola dal sesto piano di un palazzo di Roma. Rita Atria era un'amica di Paolo Borsellino. Credetemi, quando si parla di legalità c'è il rischio di scadere un po' nella retorica rispetto delle regole, bla bla bla, però poi continuiamo a fare la stessa vita. Rita Atria, riguardo alla legalità, ha detto queste parole qui: prima di parlare di legalità, ognuno deve guardarsi dentro, fare un'autoanalisi per vedere ciò che di mafioso ha dentro di sé. Guarita la parte di mafioso che ognuno di noi ha dentro di sé, quindi io sono venuto qua a parlare di legalità, ma pure io potrei avere, no, qualcosa che non funziona. Allora, prima si fa l'autoanalisi, e rispondo alla tua domanda, no? Per dire chi lo può fare, lo possiamo fare tutti, però prima dobbiamo fare l'autoanalisi per dire, no, sbaglio in qualcosa, perché ogni qualvolta non si rispetta una regola, la comunità perde qualcosina, perché la comunità, come dicevano i greci, insomma, mette insieme, non è solo mettere insieme le case, mette insieme la testa delle persone, ma quando viene meno la regola, allora a quel punto, e Rita Atria diceva questo, purtroppo lei ha vissuto pochi anni, ma secondo me ha detto la frase quella più pregnante, no, a livello di contenuti: prima cerchiamo di fare un lavoro dentro di noi, fatto il lavoro dentro di noi, allora poi possiamo, ecco, parlare degli altri di che cos'è la legalità. E l'altra domanda? Il processo simulato. Io nel libro parlo del processo simulato, se la scuola di Cropani l'anno prossimo vuole aderire, no? Visto che ci sono giovani così impegnati, così preparati, ci possiamo fare da tramite con gli insegnanti, che ringrazio, no? So che della presenza di qualche insegnante, di qualche degli alunni. Il processo simulato in pratica a Catanzaro, ogni tanto siamo noi l'esempio, a Catanzaro, al tribunale di Catanzaro, grazie a un'intuizione di un grande giudice che Luciano Trovato si è confrontato con i colleghi e ha detto: qui facciamo processi, che ne dite se il sabato, no, non chiamiamo le scuole, è un processo che glielo facciamo fare a loro. Naturalmente il processo è simulato, perché non è che i ragazzini sono veramente imputati, no? Quindi io ho fatto 3 o 4 processi simulati, è veramente una grande emozione. E quando abbiamo letto la prima volta la lettera abbiamo detto: non è possibile che possa esistere una misura del genere, e quindi questo strumento didattico come scuola di Petronà l'abbiamo fatto nostro, e quindi ogni anno andiamo in una vera aula di tribunale e c'è il presidente, il PM, gli indagati. L'ultimo copione che abbiamo portato avanti era La Tavernetta, e parla della storia di una ragazzina che va in discoteca e prima della festa erano tutti amici, no? Vanno tutti tranquilli, tutti amici, tutti. Quando arrivano là, questa ragazza beve, a un certo punto tutti si sentono in dovere di fare delle foto e anche altro. E dopo lei si sveglia la mattina, il giorno dopo, e vede la rete, no? Inondata proprio di video sulla sua persona, e si sente veramente ferita in questo, no? E nel copione la ragazza non muore, invece nella vita reale la ragazza muore, perché, ecco, è la storia di Carolina Picchio, una ragazza che poi ha dato, diciamo, il là alla legge sul bullismo e cyberbullismo. Quindi dico ai ragazzi: siate sentinelle di legalità, perché tutto parte dalla scuola, ragazzi. Se qualcosa non va bene a scuola, spesso poi non va bene anche nella società. Ora volevo presentare un intermezzo di lettura tramite appunto la lettura di una poesia da parte di Dalila, che sarà accompagnata musicalmente da Silvia, e alla fine della poesia ci sarà un altro brano, il cosiddetto valzer, riprodotto da Silvia e Antonio. Udì nel tempo che gli uomini sensibili non assorbono la banalità della vita, rimangono sospesi a
meditare solitari sui misteri del cuore e la vana perfezione dell'umanità. Udì nel tempo che gli uomini sensibili sono capaci di un amore ingenuo per tale comprensione delle cose. Appartengono solo a se stessi, nati liberi, riposano nella sicura capanna della loro anima, mentre fuori, in furia l'ingratitudine del mondo, sono l'essenza di ciò che significhiamo. Tempo di Tessa Rubini, scritta nel 2002, grazie ragazzi per il valzer. Ora, prima di passare all'ulteriore intervento del nostro ospite, volevo appunto farvi visionare l'appello del colonnello Scafuri contro l'Andrangheta. Siete piccoli, siete bravi, siete giovani, siete tutti per bene. Quindi
vostri insegnanti. Bene, può essere lo saggio. Qui c'è una mamma che dopo 30 anni continua a piangere il suo figliolo. Questo è lo saggio, guardatelo, guardatelo bene, ragazzi, andate a casa. Bravi, alzatevi in piedi, perché fa onore allo saggio. Signori insegnanti, spiegate bene che cos'è la dramma. Non abbiate paura di dire questa parola, ditela, non la dite a nessuno oggi in chiesa. Caro Donato, la strada è chiara. C'è solo una strada, non ce ne sono altre. Questi sono gli effetti e i risultati dell'andrangheta. C'è una mamma che dopo 30 anni ancora piange il suo figlio. Spiegate bene a questi ragazzi, spiegate bene in modo tale che loro possano tornare a casa e parlare con i loro genitori. Siete tutti per bene, la Calabria merita di più. Ora ritorniamo al libro. Enzo, io volevo concentrarmi sulle stelle che tu hai indicato, hai presentato, hai intervistato, hai conosciuto nel corso della tua carriera di giornalista e che hai anche portato, hai conosciuto, hai fatto conoscere nella tua carriera da docente ai ragazzi di Petronà. E tra queste 12 stelle io volevo soffermarmi su alcune figure che hanno un'importanza sì nazionale, ma che hanno operato e sono originari della nostra terra, della nostra regione, che è la Calabria. Quindi sicuramente lode e pregio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, però in questo contesto io volevo partire proprio da Gratteri. Quindi chi è Gratteri? Cosa hai provato nel conoscerlo, nell'intervistarlo? Quindi partiamo da lui e poi ci sposteremo su altri personaggi. Sì, Gratteri venne a Cerva, credo, 8-9 anni fa. Non è stata una cosa programmata. Ricordo la dirigente scolastica dell'epoca, che ha curato anche l'introduzione, e ci disse a noi docenti: guardate, ecco, c'è la possibilità di avere Nicola Gratteri. E quindi, insomma, per chi si occupava come me di legalità, perché io sono il referente della legalità della scuola di Petronà, per questo argomento lo conosco bene, allora in una settimana abbiamo dovuto organizzare tutto. E dopo un po' di anni ho scoperto che il giorno prima del nostro convegno carabinieri e altri addetti ai lavori avevano bonificato tutta la palestra, perché lui spiega poi in diversi servizi televisivi che prima di andare in un luogo il luogo deve essere bonificato, perché può succedere di tutto. E beh, Nicola Gratteri non credo che abbia bisogno di presentazioni. E per Sky TG24 è l'uomo più temuto dalle mafie, e ha indagato qualcosa come 3.000 persone. E quando è arrivato a Catanzaro in 7 anni, e commettendo anche degli errori, e l'ha anche detto, l'ha ammesso pubblicamente, ha detto che sbagliano in tutte le professioni e può sbagliare pure lui, però l'approccio che ha avuto è un lavoratore indefesso, cioè una persona che arriva in ufficio alle 8 di mattina e se ne va alle 20 di sera. È una persona che sacrifica la propria vita per, no, lasciare delle tracce, per contribuire al bene comune, e ha vinto il Leone d'Oro alla carriera, e credo, insomma, poi cura anche la saggistica, perché oltre a curare, ad occuparsi della magistratura, è una persona che ha curato la pubblicazione di insieme a Nicasio, sicuramente, però c'entra anche il suo percorso di vita, e quindi qualcosa come più di 20 volumi, quindi che sono un ponte per le scuole, quindi insomma il lavoro che è andato a fare, secondo me l'ho scritto sul libro, se fossero vivi Falcone e Borsellino stravederebbero, no, per questo grande magistrato. Mi fa piacere che hai notato che su 12 stelle 6 sono calabresi.
A proposito di 12, ecco, ricordo, eravamo in comune col sindaco, no? Si ricorda l'estate scorsa, si preparava insomma la campagna informativa fare e far sapere, io ho fatto un giro qui e guardando il rosone di Cropri, che è il vostro simbolo, ho notato che ha 12 balaustri, no? 12 pezzetti, ma questa cosa l'ho notato dopo, no? Che avevo individuato i 12 percorsi, no? E quindi ho detto, ma qui c'è qualcosa di strano in questo libro, no? E quindi mi sono, diciamo, fortificato nel portarlo in porto. Ora invece volevo avere qualche informazione su un altro magistrato calabrese, in questo caso una donna, che è la dottoressa Manzini. Quindi ti chiedevo se possiamo avere qualche informazione su chi è Marisa Manzini e qual è l'impegno che questa persona mette nel proprio lavoro, dato che è stata anche qui recentemente a Botticelli. Sì, Marisa Manzini innanzitutto una persona umile, una persona che non si dà delle arie, è una persona che è arrivata in Calabria, non è calabrese, lei è nata a Novara e nell'ultimo convegno che abbiamo avuto a Botticello ha detto testuali parole, forse l'autore non lo sa, ma il mio maestro è stato Emilio Le Donne. Quindi Emilio Le Donne è una persona veramente che ispira, e dopo vorrei leggere qualche passo le parole proprio di Emilio Le Donne. Di Marisa Manzini che dire? Quando una persona riceve una minaccia, quando qualcuno ti promette di farti del male, sinceramente il colpo, nessuno di noi è invincibile, la paura c'è, lo diceva Falcone, lo diceva Borsellino, non è che qui siamo Superman, no? Quando qualcuno viene minacciato di morte, come è successo a lei, in un'aula di tribunale ad opera di Pantaleone Mancuso, stiamo parlando delle Ndrine del Vibonese, che sono state veramente protagoniste anche di tante morti bianche, ci sono persone che sono scomparse e non le hanno più trovate, addirittura ecco, neppure i funerali sono stati fatti. Io parlo anche di casi bestiali nel libro, per esempio un caso che mi ha fatto stare male solo a leggerlo è quello che è successo al maresciallo Ciccio Laganà. Ciccio Laganà l'imbadi, addirittura dopo la morte la bara è stata dissotterrata dopo che è stata inumata, è stata tirata fuori dai mafiosi e era uno sfregio post mortem. Questo era quello che è successo a Ciccio Laganà all'Imbadi. Quindi per una magistrata come Marisa Manzini, operare in un contesto come Vibo Valentia, che avrà tante risorse, tante bellezze, Pizzo, Tropea, ma arrivano ad un livello di bestialità che anche gli animali si offenderebbero a confronto di tale livello di aggressività. Questa signora, questa dottoressa, riceve una minaccia in tribunale, non dall'ultimo arrivato, e addirittura decide di scrivere un libro su quella minaccia ricevuta. Cintu Caparrasta Assai, questo è il titolo del suo libro, e quindi io ho detto, ha avuto una reazione strepitosa Marisa Manzini, c'è l'intervista, quindi è sempre un piacere, no? Lavorare con persone che poi non, dicevo prima, non stanno là sul piedistallo a dire sono procuratore, sono questo, sono questo, anzi, no, scendono da quel piedistallo, incontrano le persone e consigliano di non prendere determinate strade. Come diceva Emilio Le Donne in un suo ultimo contributo che ho letto, c'è bisogno di repressione e questo lo fa il processo penale, ma il processo penale è molto lungo. Finché si svolge il processo penale, ecco, a volte uno si scorda pure il reato che ha commesso, però bisogna agire nella prevenzione. E attenzione, prevenzione non è solo incontrare i ragazzi e dire ragazzi dovete essere onesti nella vita, prevenzione, come diceva Emilio Le Donne, è anche non operare prima e fare in modo che la mafia non gestisca i soldi che produce, perché gestisce una montagna di soldi e Emilio Le Donne ci aveva visto lontano chiedendo la collaborazione delle banche.
ci sono persone che non hanno mai lavorato in vita loro, che hanno macchine con 3.000 e cilindrata, e tutti si chiedono come è possibile, ma le banche non collaborano. Lo diceva Emilio Donne in maniera candida. E a Catanzaro avevano istituito, quando c'era lui, un centro di ascolto perché era vittima di usura, di racket. Quel telefono non suonava mai, lo disse quella sera quando ha ricevuto il premio Marionio. Non suonava mai il telefono. Quando suonava è perché prendevano in giro l'operatore di turno che rispondeva. Quindi l'operatore rispondeva e diceva: ma magari qualcuno che vuole dirci no, qualcosa, qualche testimonianza, no. Ecco, dall'altra parte si sentivano offese, questo hanno testimoniato a Catanzaro. Quindi la prevenzione non è solo cultura, ma è anche operare sui patrimoni che produce la criminalità e che gestisce. Se si impedisce, diceva Emilio Donne, di realizzarli, a breve a Emilio Donne verrà dedicato l'auditorium di Zegarise. E tutto è nato anche dalla presentazione di questo libro. Io sono contento, no, di andare in giro e legarmi anche ad aperture di biblioteche, all'inaugurazione dell'auditorium, perché vuol dire sì, l'editore voleva aggiungere qualcosa. No, termino dopo. Ah, certo, sì. No, continua. Come preferisci, per me vuoi. Allora, avverto l'esigenza di reintervenire perché sono stato molto stimolato da questo concetto che prima abbiamo visto nel video Antonio Nicaso, che poneva l'accento su un aspetto del fenomeno mafioso, che è la criminalità finanziaria. Questa è una cosa estremamente importante. E adesso io non vorrei dare una lezione di criminalità finanziaria, però ci dobbiamo confrontare con delle cose che esistono e che sono assolutamente paralegali, difficilissime da contrastare a causa delle norme di legge nazionali, ma soprattutto a causa delle norme sovranazionali. Va bene? Voi dovete sapere che a Cosenza in un periodo di tempo di 5 anni nei comuni di Castrolibero, Cosenza, Rende, Montalto Fugo. Castrolibero, Cosenza, Rende ormai è una conurbazione, una città unica, non c'è soluzione di continuità, no? Sono stati costruiti nel giro di 5 anni unità immobiliari che possono contenere 40.000 persone in 5 anni, in un contesto dove questi quattro comuni avevano 136.000 residenti. Che caloroso! È come se ad un certo punto Cropani esplodesse e aumentasse di circa il 30% in un tempo, proprio il tempo di costruire le cose. E un fesso che non è stato ascoltato da nessuno, ma io non vi dirò il nome, si prende una settimana di vacanza, proprio di ferie, si prende una macchina fotografica, va in questi quattro comuni e passa una settimana a fotografare i cantieri che in quel momento erano aperti. In quel momento fra Castrolibero, Cosenza, Rende e Montalto Fugo c'erano contemporaneamente aperti 703 cantieri, manco la città di New York, manco la città di New York, va bene? Se voi andate ancora oggi, parliamo di 10 anni fa, se voi andate ancora oggi a Cosenza e percorrete certe zone dove vedete palazzi e case che sono tutte nuove, non ci abita nessuno. Poi, se andate alla Camera di Commercio e chiedete: ma scusate, qui qualcuno ci ha messo i soldi per costruire questi palazzi, cioè chi è che investe 6 milioni di euro per costruire 140 appartamenti con vista carcere di Cosenza? Cioè, di fronte a carcere di Cosenza tu c'hai un palazzo che è alto 14 piani, in altro 12, in altro 10, ci sono 150 appartamenti, che è la parte che dà sul carcere, tu vedi proprio il carcere. Cioè, ma qual è quell'imprenditore che fa un investimento del genere? Infatti quegli appartamenti sono tutti vuoti, perché voi lo comprereste un appartamento dove tu esci dal balcone al sesto piano e vedi le persone che fanno l'ora d'aria nei piazzali deputati per questo scopo all'interno del carcere di Cosenza? Pure c'è.
poi vai alla Camera di Commercio e fai una domandina e dici: scusate, ma quante sono le società immobiliari che hanno fatto questi clamorosi errori di investimenti immobiliari? Ce ne sarà una fallita, ma manco una. E come si spiega? Cioè, tu investi centinaia di milioni di euro in una città che poi questi appartamenti sono rimasti vuoti, quindi non si sono venduti, le società non sono fallite, c'è qualche cosa che non funziona. Allora vai a grattare un po' la storia e incominci a vedere che i proprietari di queste società immobiliari che hanno investito milioni e milioni di euro per appartamenti che non sono stati mai venduti e che non sono mai fallite, queste società appartenevano a giovani ragazzi 20, 22, 23 anni. Tu dici: beh, c'è questa società, ha costruito 100 appartamenti, ha investito 6 milioni di euro, chi è l'amministratore delegato? Un ragazzo diplomato in un istituto professionale di 22 anni. E te, beh, sarà un figlio d'arte, il papà sarà un grande imprenditore, allora piano piano crescerà, gli avrà dato i soldi. No, il papà bidello, collaboratore scolastico, ok? La mamma casalinga. Scusa, tu 6 milioni di euro dove l'hai presi? Molto legalmente, ricostruendo la catena, Falcone segue i soldi, le donne che ha preso questo da Falcone. Emilio e le donne, in una audizione in commissione parlamentare antimafia, era quella che fece la relazione di cui ho parlato nel precedente intervento. Poi a un certo punto fu segretata questa cosa, questa audizione, però disse una cosa, disse a questi 25 deputati e senatori: a Cosenza, in via degli Alimena, non disse al civico, in via degli Alimena, che è un'elegante via di Cosenza, nota, esiste uno studio da commercialista dove sono domiciliate 4 società. Fate attenzione però che in Calabria, in dialetto calabrese, se tu dici una quattrina può significare pure 40-50. Ha detto no, 4, 1, 2, 3, 4 società. Queste 4 società sono proprietarie di 1500 appartamenti e 500 appezzamenti di terreno. Poi da lì in poi fu segretata, come è giusto che fosse, perché c'era un'indagine in corso, questa audizione. Poi comunque, siccome non erano chi fa parte della commissione antimafia sono deputati e senatori, qui sono politici, poi si seppe pure che appartenevano a queste 4 società, ma io non ve lo dico perché comunque quell'audizione fu segretata. Va bene? Questo per dire che ci sono ricchezze immense che, sapete come viaggiano? Non viaggiano più lasciando tracce. Perché se io sono il famoso 22enne, mio papà è un collaboratore scolastico, mia mamma è casalinga e ho investito 6 milioni di euro, non c'è uno strumento legislativo attraverso il quale mi può venire a dire: ma tu, cioè, c'è uno strumento legislativo che dice tu hai un patrimonio sproporzionato. E io dico: scusa, io ho un socio svizzero, ci ha messo lui i soldi, guarda, la società è partecipata da una società anonima, una SA, regolarmente costituita a Roveredo nel Canton Grigioni, dove tu con 12.500 franchi svizzeri acquisti una società pulita che non ha mai fatto attività illecite, che ha presentato bilanci di poche migliaia di franchi male presentate, ed è assolutamente pulita, efficace, schermata da un fiduciario, perché in Svizzera c'è una legislazione che ti permette di dire che se io sono proprietario di quella società e non lo voglio far sapere, vado in uno studio fiduciario e dico a uno di questi: io ti do 1000 franchi all'anno, gentilmente tu mi schermi la società, sei tu l'amministratore. Nessuno saprà mai che il proprietario sono io. Che giro fanno poi dopo i soldi? Non si sono mossi dalla Svizzera all'Italia, si sono mossi attraverso una fiduzione. La fiduzione è una banca che dà una garanzia ad un'altra banca per fare un mutuo. Il famoso 22enne senza arte né parte è andato in banca e ha detto: io voglio un mutuo di 6 milioni. Naturalmente la banca di qua si è messa a ridere e dice: scusa, ma tu? E quello ha pigliato e ha detto: scusa, io ho i miei soci svizzeri di una società
che però è schermato, non si, nessuno potrà mai conoscere chi sono i reali proprietari, e uno dei reali proprietari può essere facilmente un mafioso. Questa è una fiduzione di una banca svizzera che ti dice che se io non pago il mutuo, paga la banca svizzera, viene riconosciuta. Tu hai mosso 6 milioni di euro, non hai lasciato tracce. In Svizzera funziona alla stessa maniera, perché tu quei soldi non li hai mossi da un altro paese, che si chiamano isole Cayman. Le isole Cayman sono fantastiche, non esiste la normativa antiriciclaggio. Allora tu fai una bella borsa, ci metti dentro 10 milioni di euro, ti fai una bella navigata fino alle isole Cayman, entri in una banca in Bermuda, li metti sul banco e quelli che fanno li contano, te li mettono sul conto. Poi però naturalmente in Italia esiste, voglio dire, una normativa che ti dice che ci sono degli alert se le fatture di una società italiana transitano oppure si mescolano con le fatture di una società caimanese, e questo va bene, la famosa blacklist europea. Però fate attenzione, fra l'Italia e le isole Cayman, Italia, Unione Europea e le isole Cayman c'è la blacklist, ma non fra la Svizzera e le isole Cayman. E allora si fa la famosa triangolazione: i soldi in contanti delle piazze di spaccio italiane che vengono raccolti finiscono in contanti alle isole Cayman, vengono regolarmente depositate nelle migliori banche che nessuno conosce, ma che sono partecipate dai più grandi istituti internazionali. Qualcuno di voi sa qual è una delle più grandi banche del mondo? Come si chiama? Ha un'idea qualcuno di voi di come si possa chiamare? Avete mai sentito parlare della banca HSBC? È una delle banche più grandi del mondo, svizzera, cioè molto più grande di una UBS. L'UBS magari si sente di più, che è Unione Banca Svizzera. Ma non parliamo più del Credit Suisse, perché è fallita ed è stata assorbita dall'UBS, per esempio. Ecco, così si muovono i soldi, quindi finiscono lì attraverso le garanzie. La garanzia, la fiduzione non lascia traccia, perché non c'è il bonifico. Poi, che cosa è successo al Palazzo Italiano? Al Palazzo di Cosenza, quello di cui vi parlavo prima e chiudo veramente, succede una cosa molto interessante. Perché non fallisce la società se non vende gli appartamenti? Deve pagare la rata del mutuo. La rata del mutuo non la paga. Allora scatta la fiduzione, paga la famosa banca svizzera, che è garantita dalla fiduzione delle isole Cayman, e tutto si chiude. I soldi si sono mossi, però non hanno lasciato traccia, ma è rimasto il Palazzo Cosenza. E il Palazzo Cosenza è lì che si è fatto il famoso riciclaggio del denaro sporco, dove i soldi sporchi sono finiti nel circuito legale, perché la cosca mafiosa, che è proprietaria di fatto di tutte le società di prima, è proprietaria di quello che ti ha fornito il ferro, il cemento, la manodopera, i sanitari, tutto quello che serve per costruire questo bel palazzo, e in una volta lì le fatturazioni sono a posto, la società immobiliare non è fallita perché era garantita dalla fiduzione, tanti soldi sempre del mafioso erano. Funziona così. Abbiamo pochi strumenti legislativi per attaccare questi meccanismi, ma veramente pochi. In Italia ce li abbiamo, ma se ci fermiamo al perimetro italiano, la criminalità finanziaria internazionale non verrà battuta mai, mai. E qui ritorniamo al famoso e fantastico paese di prima, i paesi satelliti del famoso, in inglese non lo so pronunciare bene, il Regno Unito, ok? Che è proprietario in giro per il mondo di una quarantina di i famosi paradisi fiscali. Fino a quando ci sarà la possibilità di aprire a Panama con $1,200 online, non è che deve andare a Panama, è che deve fare il viaggio, 7 ore d'aereo, e deve andare lì pure, no, online, $1,200 attraverso un consulente panamense, basta che tu parli un po' di inglese o te lo fai tradurre, pur con Google, va bene? Tu puoi aprire una società panamense. La società panamense schermata da un fiduciario, e nessuno saprà mai che tu sei proprietario di quella società. Poi se io da qui, dall'Italia a Panama, cioè, voi sapete che Gioia Tauro
è uno dei porti dove si transita le sostanze stupefacenti, la cocaina, l'eroina. Secondo voi i soldi in contanti come transitano? Cioè, sulla piazza di spaccio la droga non è che viene pagata col bancomat, non è che viene pagata con l'assegno, viene pagata in contanti. Il problema più grande delle piazze di spaccio e dei mafiosi che devono pagare il fornitore di chi produce la droga a Bogotà piuttosto che in Afghanistan è dove mettere questi soldi, che sono soldi in contanti. Questi soldi in contanti viaggiano alla stessa maniera di come viaggia una sostanza stupefacente, chiuse nelle borse sigillate. Anzi, mentre i porti sono attrezzati, che perché hanno degli scanner e quindi tu sai se in un carico di banane c'è anche un carico di droga, non c'è lo strumento per vedere su quello stesso container se in mezzo ad un carico di libri la mia casa editrice spedisce un container di libri, per dire, non l'ho mai fatto, ci mancherebbe, spedisce un container di libri in Brasile, va bene, e invece di essere libri all'interno ci sono banconote, soldi, e libri sono. Non c'è lo scanner che sa stabilire se quello è un libro oppure è un pacchettino che ci sono banconote da 50, da 100, da 200 euro. I soldi in contanti finiscono in quei paesi dove non esiste la normativa fiscale. Panama, isole Cayman, che sono quelle specializzate. Ok, vabbè, ho dato un po' una lezione di criminalità finanziaria internazionale. Faccia tesoro. Grazie Marco. Riprendiamo con appunto il nostro libro. Passo la parola a te, Enzo, e ti chiedo di concentrare l'attenzione sul ruolo che ha la Chiesa nel contrasto alle mafie e il ruolo della legalità, quindi appunto le figure di Don Giacomo Panizza e di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, l'Associazione Libera contro le mafie, e poi coronare questa serata con Emilio Le Donne, proprio perché il libro è in suo omaggio. Sì, e riguardo al rapporto mafia-religione, insomma, non è l'abito che fa il monaco. Nel libro riporto un episodio assurdo del Vibonese, dove c'è il prete del paese che addirittura va dal mafioso dello stesso paese per chiedere voti per il nipote che si era candidato alle amministrative. Quindi non tutti sono Don Panizza o Don Ciotti, con cui mi è capitato di organizzare questi incontri. Don Panizza l'ho visto di recente a Stella Marina e lui mi ha ringraziato perché io ho associato la sua biografia alla parola etica. A Lamezia nessuno voleva gestire il palazzo dei Torcasio, che aveva un solo ingresso. Quindi nessuno si permetteva di attraversare quell'uscio, no? Quel lembo di territorio. Lui è stato l'unico che è andato lì con tutti i rischi del caso. Don Luigi Ciotti, anche lui non ha bisogno di presentazioni, è veramente un talento. Io l'ho associato alla parola talento perché quando parla a me dà la sensazione che non so da dove prende quelle parole. E lui chiama in causa sempre il noi. Mai dire io faccio, io agisco, ma sempre dire il noi. Quando c'è di mezzo il noi, quindi lui dice non sono i navigatori solitari, no, che possono cambiare i contesti. Cambia il contesto, sa cambiare il noi e le nuove generazioni. E delle varie stelle, a me piacerebbe molto parlare anche di Renato Cortese. Renato Cortese è di Santa Severina e lo chiamano il super poliziotto. Renato Cortese in Sicilia è stato il poliziotto che è nato qui vicino, si può dire, è stato il poliziotto che ha arrestato i criminali, quelli più efferati. Pensate che è stato dietro a Bernardo Provenzano, lo cercavano quasi da mezzo secolo, avevano solo una foto di quando lui era piccolo e
di notte dormiva in delle cabine telefoniche, ve le ricordate quelle cabine, ecco, di fronte c'era un casolare, e lui è stato lì per 42 giorni, Renato Cortese attualmente è direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato. Parole povere, il numero uno in fatto di polizia, ed è bello sapere che è un'espressione della Calabria. E io volevo aggiungere qualche spunto, innanzitutto il titolo, ecco, io non avevo scelto sé.